Liberté, Égalité, Fraternité, il 14 luglio, è la giornata che ci dice che senza la solidarietà, senza la fraternità, la libertà e l'uguaglianza non hanno senso di esistere. Questo Pride è questo, è il Pride per dire che nessun ministro della Repubblica Italiana dirà che i porti d'Italia, il porto di Napoli, il cuore d'Italia, il cuore di Napoli può essere chiuso ai nostri fratelli migranti. Nessun ministro della Repubblica dirà che le nostre famiglie, i nostri amori non esistono. Questo è il Pride, il giorno in cui scendiamo in piazza con orgoglio per rivendicare la nostra diversità, per rivendicare i nostri diritti, per rivendicare la nostra uguaglianza e soprattutto per dire che cerchiamo un paese più bello, più giusto, un paese in pace e un paese colorato come i colori del Pride. Il Pride rimane l'unico presidio di libertà che si ripete da anni, da decenni ormai, e che rimane indispensabile in un momento in cui c'è un riverbero di antidemocrazia, di anticostituzionalità. È bene ancora gridare libertà e farlo per tutti. Vogliamo delle norme che innanzitutto pongano in primo piano i bambini, vogliamo delle norme che servono a cacciare via del tutto lo stigma prodotto sulle persone omosessuali e trans, altrimenti lo Stato è colpevole. Dobbiamo avere una legge contro l'omotransfobia. Abbiamo scelto di non avere una piattaforma politica, ma di appoggiarci a quella che era già di Pompei. Abbiamo voluto un Pride all'insegna dell'accoglienza e rifacendoci al 14 luglio, quindi libertà, uguaglianza e fratellanza e sorellanza, perché siamo in un momento politico molto particolare, quindi ci è sembrato giusto appoggiarci a questo per rivendicare tutti i nostri diritti, perché a dispetto del momento politico noi non vogliamo tornare indietro, noi vogliamo andare avanti perché esistiamo e resistiamo. Sono tantissimi anni che partecipo e per le libertà civili, per l'uguaglianza, per la non discriminazione, sbagliano coloro i quali pensano che ci sono delle persone che devono avere meno diritti rispetto agli altri, ed è grave che ci sia anche chi ricopre incarichi di governo, incarichi pubblici, che non rispetti la Costituzione repubblicana, che in questo poi è chiarissima, all'articolo 3, l'uguaglianza dei cittadini, in questo caso diremmo senza distinzione di sesso. E Napoli come città, come amministrazione, è stata sempre in prima linea con atti concreti per le libertà civili, per i diritti, per l'uguaglianza, ed è diventata, potremmo dire, tra le varie cose anche la città delle libertà civili, aggiungere la città dell'amore alla fine. In questo momento ci sono 450 migranti che non riescono a toccare il suolo italiano perché gli è impedito di venire. Cioè siamo in un momento, una situazione di grande oscurantismo culturale e politico, e queste manifestazioni servono non solo per rivendicare i diritti, che è assolutamente una strada ancora lunga e non è conclusa come io credo che mai si possa concludere, ma anche per ricordare che c'è una connessione fra l'accoglienza, l'ospitalità, i processi di integrazione, la giustizia sociale, cioè sono tutte tematiche che in questo momento vengono colpite dal nostro governo. E allora più che mai io mi auguro che questo non sia un gay pride o un pride di persone contro l'omofobia e la transfobia, che sia solo questo, ma che sia veramente un pride di tutti, orgoglio di tutta la città di Napoli. Estamos claros ya.